Cari quadristi, buongiorno. Nell'inverno che ci attende, prima dell'inizio dei campionati 2012 quad cross FMI, definiti gli assoluti d'Italia, siamo alla messa a punto al ripristino del Tritonaccio 450 dopo un'intera annata di gare, sempre in massima categoria, cioè massima categoria, sempre nel massimo campionato nella categoria Q4. Quindi in mezzo a su gruppone, un annetto di gare, e vediamo i particolari che tendono a udunarsi. Allora, tiranti di sterzo, questi sono i tiranti di sterzo, i nostri sono diversi, quelli di serie sono un pochettino più piccoli, ma sono in ferro, mentre per le gare si mettono i tiranti di sterzo in alluminio. Le testine di sterzo però ovviamente vengono lasciate sempre quelle di serie per una questione di alloggiamento sul mozzo ruota. Dunque, che ci qua vediamo dopo un anno di gara, testina esterna anteriore destra si muove, non dovrebbero mollare, però si muove, quindi va sostituita. Testina interna, sempre, scusate, sinistra, si muove anch'essa. In più notiamo, fissando il canotto, tenendo fermo il canotto di sterzo, che è anche un gioco orizzontale. Stesso dicasi per le testine di destra. Allora, per smontare avete ogni testina, per una questione di sicurezza, ha sempre un dado con un blocco, con una spina. Poi tagliate con un tronchese l'esterno della spina, poi togliete la spina e la buttate. Poi la testina potrebbe muoversi all'interno della sua sede, quindi con un cricchetto una chiave, difficile che riuscite a smollarla, ci vuole un trapano, un trapano a batteria, noi abbiamo quella batteria a percussione, il nostro tira fino a 25 kg, 260 Nm dati da loro, vabbè, comunque. Lo posizionate sulla testina, nel caso del tritonaccio, se il dado della testina di sterzo è un 14, quindi sempre chiavi professionali, mi raccomando, esagonali, se non fate disastri, questo dado qua non tiene niente. Lo posizionate, controllate che sia svito, lo posizionate, poi non avevamo mai smontato, cioè non avevamo smontato prima. Il dado, e posizionate il dado insieme agli altri, che abbiamo già provato a smontare. Questa è la confezione di testine di sterzo che vi fornisce la Tritonaccess. Il ricambio della testina di sterzo è completo con i bracci, quindi vedrete adesso anche il braccio di serie con tagliolini liberati e la testina di sterzo. Questi sono prodotti di serie. Tenete sempre i taglierini quando li utilizzate prima di farvi usare. Allora, ecco le testine nuove, come potete vedere sono esattamente le stesse. La testina nuova non ha alcun tipo di movimento ed è tutto solidale. Quindi voi dovete semplicemente provvedere a installare queste testine di sterzo, nel caso abbiate il mezzo di serie direttamente sul braccetto che non fa mai male, potete utilizzare quelli vecchi, eventualmente ve li tenete di scorta, smontate le testine di sterzo, vedete la possibilità di regolazione e vi predisporrete, preciso, perfetto, questo era il buco per la spina, vi predisporrete per sostituire le testine di sterzo già esistenti. Ovviamente, posizioniamo qua, prima di effettuare l'operazione di smontaggio, sempre protector ippon, lo spruzzate un attimino sul dado, perché ricordatevi che magari è lì da un anno, ma un anno in un mezzo da gara, nella migliore delle ipotesi sul vostro è lì da quando è nato il mezzo, e non crediate che vi sia stato consegnato appena prodotto, magari è rimasto in magazzino due anni, specie se avete un Polaris. Allora,
spruzzate un po' di Protector Ippon e poi avrete un piccolo problema: dovrete disalloggiare la testina di sterzo dal suo alloggiamento sul mozzoruota e sul canotto di sterzo. Vediamo, prima di disalloggiare tutto, una misurazione che vi conviene sicuramente fare per poi dover solo collimare minimalmente le regolazioni esistenti sul vostro quad, dando per scontato che il vostro quad abbia una convergenza che a voi piace, con un bel calibrino prendete e misurate la distanza che c'è tra la battuta del vostro tirante di sterzo e l'inizio della filettatura della testina di sterzo, sia esternamente, in questo caso 15,5, e ve lo segnate su un foglio, è un 16, quindi 16 in esterno. L'ho fatto anche dalla parte interna, sull'inizio del tirante di sterzo, non sul dado, otterrete un valore di, sembra poco, 11. Controlliamo questo, un valore di 16, purtroppo qua non vedo molto bene, quindi andiamo sicuramente a rivedere, confermiamo 11, quindi nel nostro caso abbiamo 11 mm internamente, 16 mm in esterno per il sinistro. È un'operazione che dovete rifare anche per il destro e segnarvi su un foglio quanto erano i vostri valori, perché cambiando le testine, ovviamente controllate che le testine abbiano dal loro fulcro lo stesso inizio della parte filettata, sia le vecchie che sostituite sia le nuove, in modo da avere un riferimento a raffronto. Se così non fosse, andate ad aggiungere i millimetri che vi mancano di differenza che avete in più alla misurazione che avete effettuato, lo dovete rifare prima nella parte sinistra o destra, prima da una parte e poi dall'altra, e poi provvederemo a togliere le testine di sterzo dalla loro sede. Signori, per questa prima parte di video articolo tecnico, sostituzione testine di sterzo dal ferro, dalla squadra corsa quadisti.it, dal Tritonaccio a squadra 50, è tutto, a dopo.